Ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata di Essere DJ Oggi. Nessuna risposta. Questa critica è di dicevamo, ovvero che non dovevamo essere qui. No, beh, scherzo. Vivere di musica soltanto dal lato social, ci sono tutti questi profili truccate. Beh, in realtà no, 6.000 brani a settimana. Questo qua. Ed è un ebook molto carino. Che DJ sei? Che DJ vorresti essere? Ho parlato molto fino adesso. Anche di settimana in settimana, perché il rischio è quello di... che mi preme sottolineare e continuare a discutere con tutti voi. Spotify, un bel po' di anni fa, andavamo al JS. La composizione, l'arrangiamento, l'editing, il mixaggio e il mastering. Say about me. La tua campana, portarti dietro. Festa. Ecco alcuni esempi. Nel video che vedete qua, qui, quindi evito io di stare a fare la scheda, la recensione di ognuno, ma vi lascio qui il link qua sotto. Questo grafico qui che vediamo, in realtà questo grafico non fa altro che mettere insieme le due grandi verità. Completa, con una buona interfaccia, dei mix, le plugin, quindi ci puoi fare tutto. Non semplici, triste ad essere veramente rapido e intuitivo e soprattutto veloce. Riesce a impostare le tracce, a cambiare, che al contrario è un po' più macchinoso, se vogliamo, un po' più complicato, una logica, bisogna fare un po' più fatica. Quante volte vi sarà capitato a qualcuno una buona idea sia la minima parte del successo di un'impresa? Perché ci sono anche tantissimi altri fattori. Di uno di questi ne parleremo anche in modo più approfondito in un video specifico. Rino Cerrone è un'idea di Claudio, DJ Eclipse. Ovviamente che si appassiona all'arte del DJ, innanzitutto un bel mi piace, poi seguimi, anche se non conosco la strada. Ciao! E...